Oggi vi porterò a fare un tour in un altro borgo, ma questa volta lo farò con un mezzo particolare. Con quale? Ora lo scoprirete. Ci troviamo a Coglia Volturno, il borgo è di impianto medievale, così come lo conosciamo oggi, perché ha subito varie fondazioni. Costituito da una porta orientale e una porta occidentale, si entra dalla porta occidentale e si accede subito al borgo, dove troviamo la chiesa madre, che è la chiesa più importante. Proseguendo nel borgo, secondo un percorso ad anello, troveremo varie testimonianze di storia appartenente ai Sanniti, ai Romani, con pietre di riutilizzo che sono state incastonate nelle case storiche del paese e particolari vicoletti come un po' per tutti i borghi del centro Italia. E questo pezzo di strada che stiamo percorrendo è proprio un pezzo di strada medievale, lo possiamo dimostrare perché per fortuna sono rimasti dei tratti ben conservati, che si vedono bene, dell'acciottolato, della strada che veniva sistemata con delle pietre zeppate per permettere il deflusso delle acque senza che la carreggiata stradale venisse danneggiata. È anche proprio palese il sistema che i tedeschi avevano usato per fortificare questa zona. Infatti sono ben conservate sia le buche che guardavano il versante del paese di Colli, sia le controbuche che guardavano il versante di Venafro, in quanto i tedeschi avevano predisposto una serie di buche e controbuche a secondo di dove sarebbe potuto arrivare l'attacco e quindi tiri di mortaio. Qui è visibile una fortificazione in opera poligonale del periodo sannitico, diciamo intorno al secondo secolo avanti Cristo, e questa fortificazione difendeva, diciamo, tutta la valle del Volturno dagli attacchi che potevano arrivare sia dalla parte di Atina, quindi sia dalla valle dell'Iri, sia dalla zona di Alfedena, quindi dalla zona dell'Alto Sangro. È una fortificazione fra le più estese, stiamo parlando intorno a 6 km di lunghezza e circa 200 ettari cinti. Le
feste più particolari di Colli sono principalmente due. Quella del patrono, naturalmente, è San Leonardo, e durante quell'evento viene fatta una grandissima fiera dell'artigianato e dei prodotti tipici locali. Il secondo invece è quello di Sant'Antonio Abate, che viene festeggiato sia il 16 che il 17 di gennaio, però il 16 è, diciamo, il giorno di punta, perché 13 ragazzi vestiti da frati e guidati da un ragazzo che interpreta Sant'Antonio passano casa per casa in tutto il paese, in tutte le frazioni, cantando una canzone tradizionale, e tramandano ogni anno solertemente questa tradizione. Il piatto tipico sicuramente nell'occasione di Natale i torcinelli, che sono delle frittelle zuccherate, però l'impasto è salato. L'altro invece molto importante, ed è anche prodotto topico di Colli a Volturno, è la frittata dalle 100 uova, che è un po' tradizionale di tutta la valle, però a Colli è particolare perché è legato a un gioco che si chiama la tuzza, dove i partecipanti portano ognuno una quota di uova, vengono messe tutte insieme e poi due sfidanti si sfidano a tuzzare appunto le uova, e quella che rimane rotta perde e va avanti invece l'uovo che rimane intatto. Vincerà chi arriverà con l'uovo intatto e prenderà tutte le uova con cui farà la frittata. Mi chiamo Maria Ranieri, sono di Colli a Volturno, ho 88 anni.